Semifinale secca di playoff, Notaresco e Matese si sfidano per l'accesso alla finale. Massimo Epifani deve ancora fare a meno di Banegas, Bianciardi, Colombatti e Cancelli, mentre tra i piedimontesi è out Adusa. Le immagini ed il montaggio curati da Mario Giacchetta ci mostrano subito la veemenza iniziale degli ospiti che sorprendono i rossoblù quando al secondo minuto prima Masotta impegna Sciba e di seguito Felici vede murato il destino del suo tiro da Speranza. Ma non basta, perché poco più di un minuto ed è la volta di Galesio a provare di testa e permettere a Sciba ancora di farsi vedere, ancora una volta in due minuti. Passato lo shock, il San Nicolò Notaresco si desta e reca Kuzmanovic la prima insidia con Frulla da calcio da fermo. I rossoblù sembrano aver preso le misure agli avversari, in particolare Marchionni in stato di grazia. Salta sempre l'uomo e va a proporre il là. E fra i tanti, minuto 20, controllo delizioso e palla in area. Panico verde-oro, calma e gesso di Mattia Frulla che con il killer instinct fulmina Kuzmanovic 1-0. Per costruzione e finalizzazione, gol davvero pregevole. La tecnica degli uomini di Epifani risulta funzionare nel tenere palla, far correre e poi affondare all'occorrenza, ciò che praticamente accade un minuto prima della fine del primo tempo. Il velo di Marchionni, il cross di Acquadro, il fendente di Palumbo, l'intercetto in angolo del portiere. Insomma, da applausi. Ad inizio ripresa, i campani provano a fare gara ma senza convinzioni, anzi al dodicesimo e sulla testa di Capitan Speranza l'occasione per il raddoppio vanificato solo dall'ottimo colpo di reni di Kuzmanovic. Forse ancora presto, ma è evidente che le squadre cominciano ad allungarsi, ed allora i cambi cosiddetti fisiologici. Al 24esimo, prima il contropiede, poi il riproso che fa riallineare la difesa avversaria, poi la parabola di Giovanni Bosco Blando poteva beffare l'estremo. Fronte opposto, subito dopo, pennellata per l'incornata di Abreu. Sciba, insomma, è insuperabile. Intanto Setola fra i piedimontesi rimedia il secondo giallo verde-oro, così in 10. L'Angelotti scala dietro a fare il quarto di difesa, Urbano abbassa il 4-4-1 in difesa o 4-2-3 quando attacca, rimedio dell'uomo in meno. Padroni di casa ancora vicini al raddoppio al 36esimo, Mancini sotto misura manca, ci prova Ghiani ma trova la chiusura del numero 1. Ospiti all'arrembaggio solo nel finale di gara, che regala solo un leggero pathos al San Nicolò Notaresco e in ogni caso non delegittimano affatto il vantaggio rossoblù, che rimane tale fino al termine più 3 di recupero e consegna agli uomini del presidente Salvatore Di Giovanni la finale derby contro il Pineto.